Finisce con un pareggio una partita a dir poco tesa tra Casteldelpiano e Volontà Sassuolo, un punto che fa sicuramente più comodo agli ospiti allenati da mister Mangiapane. Ciucarelli e suoi invece vedono sempre più vicino lo spettro dei play-out. Ma passiamo alle azioni salienti della partita. Il Casteldelpiano passa subito in vantaggio al terzo minuto, angolo dalla destra battuto da Salvucci, al centro dell'area salta più in alto di tutti Etogo, infila Zandrini e porta in vantaggio i suoi. Primo tempo poi molto teso e spezzettato e dobbiamo aspettare il 44esimo per avere un'altra azione degna di nota. Contropiede in velocità del Casteldelpiano con Etogo che fa tutto da solo. Dal limite dell'area lascia partire il tiro che però non riesce a tenere basso. Passa sopra la traversa e si spegne sul fondo. Nel secondo tempo parte forte lo Spoleto che cerca la reazione. Al settimo tiro dai 35 metri di Calabretta, pericoloso. Ma ci pensa Cocchini allungandosi a mettere la palla in angolo. Al 21esimo arriva il gol del pareggio dello Spoleto, errore grave di Tempesta che perde palla al limite dell'area, la conquista Falconieri che poi è velocissimo a mettere palla al centro dove tutto solo c'è il neoentrato Gbale che deve solo appoggiarla in rete. Al 24esimo il Casteldelpiano si riaffaccia in avanti, azione sulla sinistra di Mattia Sisani che poi mette la palla al centro dove Salvucci va al tiro, a botta sicura, ma Zandrini si supera e la ribatte, pallone che finisce sui piedi di Siena, al volo cerca il gol ma con Zandrini fuori dai giochi ci pensa Giambi a salvare sulla linea e a mettere in angolo con il piattone. Ultima azione per Mattia Sisani al 46esimo, ha la palla per prendersi tre punti, da posizione defilata la colpisce con il piattone sinistro, ma Zandrini salva il risultato e regala un punto d'oro ai suoi. Sapevamo che era una partita difficile perché comunque è un altro scontro diretto, quindi dopo le due vittorie consecutive per noi era importante continuare una scia positiva. Penso che al di là del primo tempo, che il primo caldo, penso che l'abbiamo sofferto un po' troppo, non eravamo messi un po' non benissimi in campo, poi nel secondo tempo direi che c'è stata solo una squadra, al di là che gli ultimi minuti, che è normale che... La squadra avversaria è normale che deve cercare di il tutto per tutto, quindi un po' ci ha messo in difficoltà, però penso che il punto sia meritato. Sì, come ho detto a Orvieto, noi abbiamo tutte finali adesso. Oggi c'è grosso rammarico perché i ragazzi hanno fatto veramente una buona partita e le occasioni per chiuderla ce l'abbiamo avute perché ci abbiamo avuto almeno due occasioni limpide per poterla chiudere. Purtroppo questo non si è verificato, poi dopo aver subito il pareggio ci abbiamo avuto tre belle palle, ha fatto tre miracoli il portiere, quindi c'è grosso rammarico perché potevamo chiuderla, abbiamo preso, mi sembra un tiro in porta oggi, abbiamo preso un tiro in porta e abbiamo preso il gol, quindi c'è veramente grosso rammarico. Speriamo per le prossime partite, ma se l'impegno è quello che abbiamo visto oggi io sono abbastanza fiducioso. Ecco.